Allora, oggi lavoriamo sui mock-up. Prima però di iniziare a lavorare voglio solo accennarvi al fatto che giovedì, nella prima ora, faremo un esercizio. Intanto cominciamo a dedicare qualche ora in più a fare esercizi di risoluzione dei temi d'esame, cosa che andrà sempre crescendo fino a gennaio, in cui faremo solamente quello. E per non perdere troppo tempo nel leggere e commentare insieme il testo, vi diciamo già che verrà fatto questo tema d'esame 18 settembre 2017, che è quello del ristorante servizio mangi a casa, che prevede l'ordine dei piatti online e la consegna a domicilio. Okay? Quindi quello che vi chiediamo è di cominciare a guardare questo testo, magari cominciare a pensarci, in modo che nella sessione in aula che faremo giovedì alle 4 sappiate già o sappiamo già tutti di cosa stiamo parlando. Ok. Veniamo a noi però. Allora, per la redazione di mockup di interfaccia grafica abbiamo scelto, e l'avrete visto dalla mail che dovreste aver ricevuto tutti, in cui siete stati abilitati, abbiamo scelto una piattaforma che si chiama Balsamic. Balsamic è un prodotto che viene usato molto anche da chi fa proprio questo lavoro di progettazione di interfacce come mestiere. C'è una versione scaricabile su computer a pagamento, e c'è una versione online che è parte gratuita e parte a pagamento per le funzionalità più avanzate. Noi abbiamo avuto una licenza gratuita per scopi didattici, e quindi se voi vi collegate all'indirizzo che è polito.mybalsamic.com facendo login con le istruzioni, con l'account che avrete creato nella mail che avete ricevuto, quindi con il vostro indirizzo di posta e la password che vi siete scelti, potete accedere a quest'area. Okay? Quest'area è un'area nella quale ci possono essere molti progetti creati. In realtà noi non siamo riusciti a fare in modo che voi possiate crearvi un progetto da soli, e quindi abbiamo creato noi un progetto per voi. E la mail che vi è arrivata dice: ah, vi è stato condiviso un progetto tal dei tali che ha il nome della vostra matricola. Quindi voi siete in qualche modo costretti a lavorare all'interno, vedete, questi vostri sia 2018 e il numero di matricola è il progetto personale di ciascuno di voi. Se poi per qualche motivo volete altri progetti su cui lavorare per non mettere tutti i mock-up dei vari esercizi insieme, ce lo dite, però semplicemente li dobbiamo creare noi, perché non è stato possibile darvi questo privilegio di poterli creare. Insieme a questi, detto, voi ovviamente non li vedete tutti perché vedete solamente il vostro, vedete anche degli altri progetti che sono colorati in modo diverso, che sono quelli pubblici. Vedete che sotto c'è scritto public qua, che sono quelli essenzialmente che facciamo noi in aula. Quindi voi vedete il materiale che adesso faremo insieme, ve lo trovate direttamente sotto forma di progetto pubblico. Di solito prendiamo queste copertine qua marmorizzate di colori diversi, perché ovviamente la condividiamo tra il primo e il secondo corso. Ok, come ragiona Balsamic? Balsamic ci permette appunto di creare una serie di mock-up che sono relativi alle videate, parliamo di videate web o videate di un'applicazione mobile o anche di un'applicazione desktop, relativo a un determinato progetto. Noi non partiamo da zero, perché noi abbiamo già un ragionamento, no, su come deve funzionare il sistema informativo dal punto di vista dell'interazione con l'utente, e questo ragionamento l'abbiamo fissato già all'interno dei casi d'uso. Ok? Quindi noi, ad esempio, prendo il nostro caro esempio che ci accompagna fin dalla prima lezione dei vaccini, di quel tema d'esame sulle vaccinazioni, avevamo definito dei casi d'uso. Quindi un caso d'uso, ad esempio la famiglia consulta l'elenco delle vaccinazioni, si svolge attraverso una serie di questi passaggi. Adesso i passaggi li abbiamo già definiti, l'informazione che viene scambiata l'abbiamo già definita, adesso non ci rimane che capire o decidere come devono essere visualizzate queste cose. Quindi noi quello che potremmo fare è una sequenza di mock-up, non una sola, perché tutto un caso d'uso non si risolve in una videata sola, si risolve in una sequenza di interazioni, quindi una sequenza di videate, ciascuna delle quali avrà un mock-up. Qui ci sarà un gruppo di mock-up che rappresenta un caso d'uso, un altro gruppo di mock-up che rappresenta un altro caso d'uso, e così via. Poi possiamo decidere se tenere nello stesso progetto Balsamic oppure dividere per un progetto per ogni caso d'uso. Questo è un dettaglio, in certo senso, che
che è poco importante. Quindi iniziamo a creare un nuovo progetto. Nuovo progetto qua. Io avrei cliccato, se tu mi aiuti, eccolo qua. E mi chiede il nome del progetto. Diciamo che lo chiamiamo sia 2018, vaccini come nome dell'esercizio e il nome del caso d'uso, consulta elenco vaccinazioni. Ok? Quindi ho creato questo progetto, io qua adesso potrei decidere con chi condividerlo, ma non mi interessa farlo individualmente perché renderò il progetto pubblico, quindi lo potete vedere tutti automaticamente. E ci prendiamo questa bella copertina verde. Allora, diamogli tempo di pensare. E lui crea questo progetto, questa è una semplice pagina d'aiuto che dice le cose che posso fare all'interno di un progetto. La cosa essenziale è creare dei mock-up, quindi un mock-up per ogni videata. Quindi il progetto contiene più mock-up diversi. Devo decidere con chi condividere questo progetto oppure renderlo pubblico. E poi posso eventualmente, non mi interessa tantissimo, caricare quelli che loro chiamano asset, cioè elementi grafici. Adesso noi a livello di bozzetto non ci interessa mettere il logo preciso, l'iconcina fatta bene oppure l'immagine di sfondo corretta. Se ci servisse dovremmo caricare dei file grafici, essenzialmente delle immagini che poi possiamo richiamare e inserire nei punti giusti del bozzetto, del mockup, ma non interessa relativamente poco. Quindi vabbè, togliamo queste finestre di aiuto. La prima cosa che devo fare, se non mi picchiate, è di dire che l'interfaccia, se questo progetto non è privato ma è pubblico a livello di sito web, quindi chiunque può vedere, e quindi con questo accesso qua, in teoria, se vi collegaste in questo momento riuscireste a vedere che c'è questo progetto vuoto chiaramente sulla minifora lettura. Gli assets, come dicevo, non ci interessano, sarebbe per caricare, fare degli upload essenzialmente di immagini, oppure immagini che possono essere anche condivise tra i vari progetti, ma non ci servirà nella maggior parte dei casi. E semplicemente qua abbiamo la possibilità di aggiungere dei mockup, quindi un mockup e una videata. Allora, qual è la relazione tra il nostro caso d'uso e la narrativa del nostro caso d'uso e le videate? Allora, ricordiamoci che il caso d'uso l'abbiamo sempre disegnati, progettati, facendo alternanza tra ciò che fa l'utente e ciò che fa il sistema, e così via. Allora, prendiamo l'esempio dei passi 2 o 3, 2 e 3, in questo scenario. Al passo 2 il sistema mostra l'elenco dei figli registrati, al passo 3 la famiglia seleziona uno dei figli mostrati. Dove lo seleziona quell'elenco dei figli? Ma all'interno dello stesso elenco che il sistema ha mostrato nel passo 2. Quindi passo 2 e passo 3 in realtà parlano della stessa videata. Questa videata viene da un lato costruita dal sistema, il quale ci mette dentro certe informazioni, e poi viene usata nel passo successivo dall'utente, il quale agisce su queste informazioni fornendo le sue controinformazioni, in questo caso la scelta del figlio. Quindi passi 2 e 3 sono rappresentati da un'unica videata che deve contenere tutte le informazioni che il sistema dà all'utente e deve contenere tutti i controlli, tutti i widget che permettono all'utente di dare al sistema tutte le informazioni che deve dare, che deve fornire. Okay? Quindi ogni coppia di passi corrisponde a una videata. Ovviamente la videata 1 non ha uno 0 davanti, no? Però quindi sarà una videata separata in cui la famiglia può selezionare questa funzione, quindi la videata 1 è un po' il menu generale del sito, che è comune a tutti i casi d'uso forse. La 4, vabbè, è una mostra, un elenco e termina, perché a questo punto non richiede un'ulteriore azione di utente. Quindi a parte la prima e l'ultima, ma di solito queste azioni vanno sempre a coppie di due. Il sistema mostra qualcosa, l'utente agisce su ciò che il sistema ha mostrato e queste due cose sono riassunte da un'unica mockup.
Allora, proviamo a implementare il mock-up dello scenario principale di successo e poi vedremo come invece estenderlo anche sulle sezioni. Quindi, per lo scenario principale creeremo tre mock-up. Il primo è questo, diciamo, lo faccio in rosso, il secondo è questo verde e il terzo è quello blu. Tre videate diverse. Okay. Il mock-up inizia col sistema che fa vedere qualcosa e termina con l'utente che compie un'azione. Poi di solito al compiere l'azione dell'utente il sistema cambia videata o cambia perlomeno il contenuto presente nella videata. Ok, allora il primo passo, famiglia seleziona la funzione visualizza vaccini. Allora creiamo un nuovo mock-up per questo passo. Qui devo dirgli di sì. Ok, e quando creo un nuovo mockup, vedete che qua in alto a destra si chiama new mockup, ho un foglio bianco di fronte. E all'interno di questo foglio bianco posso posizionare dei contenuti. Dove è finito il menu? Ok. View UI Library. Okay. Ho tutta una libreria che poi posso posizionare qua in alto oppure a sinistra, dipende come siete più comodi, che schermo avete, di componenti che posso trascinare su questo foglio di lavoro. Quindi la pagina bianca, ho dei componenti che sono raggruppati per categorie, ad esempio tutti i tipi di bottoni, elementi comuni, quindi frequenti da usare, contenitori, tra cui ad esempio la finestra del browser, gli elementi per fare form, che per inserire dei moduli, quindi campi di testo, caselle di spunta, eccetera, eccetera, gli elementi di iOS, quindi dell'iPhone, elementi per fare layout, quindi scroll bar, linguette, divisione della tabella in linguette, divisione della tabella in aree, fisarmoniche armoniche per aprire e chiudere varie sezioni. Markup essenzialmente sono delle annotazioni dei commenti che facciamo sul disegno, quindi non sono elementi che fanno parte del mockup, ma sono elementi che commentano il mockup stesso. Media, se vogliamo inserire, far vedere che nella pagina vogliamo inserire un video, ad esempio, un'immagine, una mappa. Non è una mappa vera, chiaramente, però un rettangolino che ti fa capire lì ci va a finire una mappa. Gli asset non abbiamo, e testo, sono le varie forme di testo, sotto forma di paragrafo, singola riga, tabella, elenco, testo pasticciato, cioè non mi importa cosa c'è scritto sopra, so che lì ci sarà del testo e basta, e così via. Questi sono, se vado su All, li trovo tutti, i controlli che posso posizionare sulla pagina e volendo gli stessi controlli li posso anche selezionare da questo menu di aggiunta veloce, perché se so già come si chiama, se so già che voglio inserire un bottone, scrivo button e mi permette di prenderlo e trascinarlo sulla pagina. Allora, noi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo modellare un'interfaccia che ci immaginiamo, qui la famiglia si registra, controlla le vaccinazioni, ci immaginiamo come interfaccia web. Non c'è un'app dedicata per questo. Quindi per dare il contesto a noi stessi, ma soprattutto agli utenti che lo usano, trasciniamo qua una pagina web. Allora, tutti gli elementi che trasciniamo sul foglio bianco possiedono degli attributi che vengono visualizzati, vengono mostrati in questa finestrella che compare quando selezioniamo l'elemento. Quindi se io clicco fuori scompare. Se seleziono l'elemento mi fa vedere gli attributi che posso personalizzare. Dimensione, bordi, colore, eccetera, eccetera. Mostra o non mostra, che ne so, in questo caso la barra di scorrimento, a che punto la posiziono. Ogni elemento avrà una sua serie di attributi particolari. E poi hanno gli elementi, quasi tutti hanno un contenuto testuale, quindi se ci faccio doppio clic sopra posso scriverci dentro. E nel caso della pagina web ciò che scrivo va a finire nel titolo della pagina e nell'indirizzo. Quindi
titolo della pagina potrebbe essere, che ne so, gestione vaccinazioni, e l'indirizzo non me ne frega niente essenzialmente, ma potrebbe essere vaccini.gov.it. Questo per completare questa finestra. Questo è il contenitore all'interno del quale andremo a inserire le altre operazioni. Questo lo possiamo ridimensionare in modo che possa contenere ciò che vogliamo. Vedete che in alto a destra viene aggiornata in tempo reale la miniatura di questo mockup. Per cui, se avessimo anche tanti elementi, qua riusciamo a vedere la vista d'insieme. Allora, cosa dobbiamo fare adesso che abbiamo una finestra del browser? Dobbiamo permettere al sistema di permettere alla famiglia di selezionare la funzione visualizza vaccini. Quindi può essere un menu in cui una delle voci sia visualizza vaccini, può essere un bottone che la famiglia preme per entrare nella modalità visualizza vaccini. Allora, andiamo a esplorare. Menu, se io scrivo menu, che cosa mi dice? Menu, ci sono due elementi, qui stiamo provando, esplorare. Un menu è così, oppure l'altro menu è questo, menu bar. No, sono questi due elementi che fanno parte della famiglia dei menu. Allora, a noi servono entrambi, no? Nel senso che noi vogliamo immaginarci che magari ci sia una prima menu di navigazione principale, di cui una voce sarà magari vaccini, e si apre un menu di secondo livello all'interno della quale c'è la voce, come si chiama qua? Consulta elenco, ad esempio. E allora ovviamente il contenuto di questi si può modificare. Quindi io ci faccio doppio clic sopra questo menu e dico quali sono le voci di questo menu. Quindi potrebbe esserci menu famiglia, vaccini, informazioni, che ne so, profilo. E questo è il mio menu principale del sito. E ovviamente questo menu andrà sotto a una parte di grafica iniziale, quindi ci mettiamoci un'icona qua, che per noi è del tutto muta, non ci interessa cosa sia. E dopodiché ci mettiamo un testo, una linea di testo qua, che è il titolo del sito. Non ci interessa cosa c'è scritto, no? Ci sarà scritto vaccini, eccetera. Se poi vogliamo scrivere veramente del testo, prendiamo il text e ci scriviamo dentro. Questo è semplicemente un segnaposto. E quindi se questa voce vaccini che possiamo, vedete qua nelle varie opzioni c'è selezione, dico se ha selezionato vaccini, quindi viene evidenziato in qualche modo, quindi mi fa capire che l'utente ha selezionato questa voce. A questo punto si aggancia a questo menu di secondo livello e tra le varie voci dei vaccini cosa ci sarà? Verifica elenco si chiamava, io lo dimentico sempre, consulta elenco, quindi elenco, consulta elenco. Poi se sto andando a memoria, quindi qualcosa mi perdo, gli altri casi d'uso che avevamo era quello di inserisci vaccino oppure inserisci esenzione. E poi magari potrebbe esserci controllo. Controlla errore, no? Controlla errore. E noi siamo interessati a questo menu in cui sia selezionata la voce consulta elenco. Quindi questo è come ci stiamo immaginando la videata corrispondente all'azione che l'utente compie nel passo 1.
Questo è un modo, quindi accediamo, immaginiamo che l'utente possa accedere a tutte le funzioni del sito tramite un sistema di menu. Poi, se fossimo stati forse un pochino più pigri o sbrigativi, avremmo potuto pensare invece di mettere un bel bottone con su scritto consulta elenco. E poi magari un altro bottone dunque c'era un questo qua è utile, aspetta che la trovi, c'era, eccolo qua, c'era un bottoncino duplica, quindi utile a sapersi quando devi fare cose simili, consulta elenco vaccini, inserisci vaccino. Poi duplica di nuovo, e si, la seconda volta che fai duplica si ricorda la posizione relativa, l'offset con cui hai spostato il primo, quindi esenzione, e poi riduplico, controllo errori. Questo è un altro modo, sto facendo tutte e due per dire, mi sono accorto che a volte quando faccio un esempio in aula poi voi cercate sempre di usare sempre quel tipo di esempio lì, no? Applicandolo anche, cioè sempre, ovunque, invece non è detto, ci sono vari modi possibili. Fate quell'esercizio che vi ho consigliato la volta scorsa sui siti che navigate, immaginate di essere su un sito che navigate in cui ci sia una funzione analoga, come viene rappresentata quella? Dal menu, da una serie di link, da una serie di icone. Ok, quindi ci sono vari modi, o questo è uguale, potrebbe anche essere un testo con un elenco puntato con dei link, anche sarebbe bruttissimo da vedere. Questo è il primo passo. Poi dobbiamo passare al secondo passo, al secondo mockup, perdon. Quindi liberiamo un po' di spazio qua. Salviamo il mockup, l'operazione di salvataggio mi permette di dargli un nome e io per non sbagliare lo chiamo passo 1. A questo punto creo un mockup nuovo, quindi posso tornare a creare un nuovo mockup, oppure, decisamente più comodo, clonare il mockup attuale, perché così mi ritrovo la finestra del browser, le stesse dimensioni, uguale, il titolo, eccetera, toglierò ovviamente ciò che non c'entra, ma le parti comuni, vedete che mi ha fatto un nuovo mockup 2, identico al primo, facciamo solo attenzione che dobbiamo editare il secondo, togliamo questa parte del menu, lasciamo il resto, mettiamo un bel titolo che si chiama elenco vaccini. In punta alla pagina. Perché noi abbiamo attivato la funzionalità che si chiamava consulta elenco dei vaccini. Allora, per accedere all'elenco dei vaccini, cosa mi dice? Che il sistema deve mostrare innanzitutto l'elenco dei figli registrati in modo che la famiglia ne scelga uno. Allora, adesso qua possiamo decidere come. Allora, devo permettere alla famiglia di selezionare un valore tra un insieme di valori definiti, che non è che si inventa un figlio adesso, la funzionalità di inserimento di figli è da un'altra parte sotto il menu famiglia, e selezionare uno dei figli già esistenti. Allora, ci ricordiamo ciò che abbiamo detto giovedì scorso, ci sono vari modi per far selezionare una voce da un elenco. Potrebbe esserci una tendina con il nome dei figli. Però qua non abbiamo problemi di spazio, non prevediamo che ci siano più di 8, 9, 10 elementi da mostrare, che sarebbero i figli della famiglia. Quindi costringere l'utente ad aprire una tendina per vedere quali sono i nomi. Primo click solo per vedere quali sono i nomi tra cui scegliere. E un secondo click per selezionare il figlio, e un terzo click per dare la conferma, tre click per scegliere uno dei tuoi due figli,
no? È una piccola tortura, no? Che stiamo imponendo agli utenti. Allora, c'è un modo, visto che in questa pagina dobbiamo fare solo questo, un modo più semplice, più veloce per far scegliere alla famiglia il figlio che desidera? Certo che c'è, basta mostrargli tutti con un elenco puntato, una tabella, in cui ci siano tutti, uno dopo l'altro, e l'utente semplicemente deve cliccare sul figlio che gli interessa. No, apro tendina, seleziono la voce e clicco su OK. Sono tre operazioni. Ma soprattutto per poter vedere quali sono i figli devo aprire questa tendina, no? Che è un carico cognitivo eccessivo. Inutile. Allora, a questo punto io posso scegliere come mostrare questo elenco di figli. Il modo più semplice è quello di avere un elenco puntato, mi sembra che questo sia, no, il blocco di testo è quello, opaco, aspettate, è un paragrafo di testo, oppure vediamo se c'era list. Paragrafo di testo, questo qua. Allora, qui quando inserite un paragrafo di testo, lui in realtà all'interno ha una serie di suggerimenti che vi dicono, vedete qua ci sono le parole in rosso, le parole in grassetto, le parole in corsivo, se ci cliccate sopra ci sono i caratteri che vengono usati per ottenere questi effetti, quindi per fare un grassetto devo mettere l'asterisco, per fare il corsivo devo mettere l'underscore, e così, se voglio creare un link devo mettere parentesi quadre con l'ancora e parentesi tonde con l'indirizzo e così via, no? Se non sbaglio si poteva anche creare, non voglio ricordare male, un elenco puntato così, no? Scrivendo asterisco e poi qualche cosa e viene trasformato automaticamente in elenco puntato, cioè, quindi non dobbiamo scrivere in HTML o avere formattazioni evolute, però c'è un minimo di linguaggio di formattazione che, se poi siete interessati, nel menu di help di Balsamic spiega tutto bene quali sono i comandi possibili, che ci permette di avere un minimo di controllo su come compare il testo. Allora, controllo su come compare il testo significa che noi abbiamo pensiamo di fornire l'elenco dei figli. Quindi si chiamerà figlio 1, quindi che ne so, chiamiamoli, visto che comincia con A, lo chiamiamo il primo, lo chiamiamo Andrea Rossi, B sarà Bruna Rossi e C sarà Carlo, sempre Rossi. Questa famiglia, supponiamo, ha questi tre figli. E quindi qua ho un primo aspetto che ho già compiuto, cioè quello di comunicare alla famiglia quali sono i figli che ha registrato nel sistema. Qui la pagina è un po' vuota, magari quello che potrebbe essere utile anche è mostrare la data di nascita, no? Così uno ti a colpo d'occhio vedi se ci sono degli errori, due se per caso sei stato così distratto ad aver chiamato due figli con lo stesso nome, li distingui dalla data di nascita o cose di questo genere. Quindi questo è nato il 1 gennaio del 2000, diciamo le cifre tonde, questo è nato il 2 febbraio, famiglia molto regolare, nascita 2-2-2002, e questo invece è nato, indovinate un po', il 3-3, non 2003 poverini, diciamo, no, 2004, cose di questo genere. Ho mostrato i figli e devo permettere alla famiglia di selezionarne uno. Come posso fare? Beh, potrei mettere a fianco di ciascuna di queste iscritte un bottoncino seleziona, seleziona, seleziona. Però questo richiede un micro passo mentale in più, quello di associare il bottone seleziona al figlio, che è sulla stessa riga, dice vabbè, siamo scelti, però più facile ancora se il figlio è direttamente cliccabile. Quindi rendiamo ciascuno dei figli essenzialmente direttamente un link
che possa essere cliccato per selezionare, quindi mi sembra, se non sbaglio, la sintassi per fare il link sono le parentesi quadre, eccolo qua. E così ancora meno ambiguo il fatto che tu possa scegliere uno di questi tre. Magari proprio per l'utente distratto, pardon, posso davanti a tutto mettere una frase di introduzione, il figlio per cui vuoi vedere, controllare l'elenco dei vaccini. Tanto lo sappiamo già che nessuno leggerà questa frase, ma noi la mettiamo lo stesso. Magari la mettiamo un pochino più grande. Tanto abbiamo spazio in questa pagina. E quindi questo ci copre due casi, no? Il caso, cioè il passo 2, il sistema mostra alla famiglia l'elenco dei figli, il passo 3, la famiglia seleziona uno dei figli. Abbiamo deciso cosa vuol dire seleziona, cioè clicca su un link. Avrei potuto farlo selezionato da una tendina, da un radio button, non checkbox, perché checkbox permette di selezionare più di una, ma radio button che mette una sola, per essere una soluzione, da una serie di bottoni, ho scelto una serie di link, una serie di fotografie dei figli. Tutte ben indicate nella griglia, poi dopo la famiglia deve sempre stare a aggiornare le foto. Ci sono tanti modi, noi mi ha scelto uno, che in questo modo massimizza l'immediatezza, vedo le informazioni essenziali e capisco immediatamente cosa posso fare qui. E quindi questo è finito, lo posso salvare col nome step 2,3, no, non vuole la virgola, mettiamo uno spazio, passo 2, passo 3. E non mi rimane che fare l'ultimo mock-up, a questo punto, per il passo 4, che il sistema finalmente mostra l'elenco delle vaccinazioni del figlio selezionato. Quindi ipotizziamo che la famiglia selezioni il secondo figlio, e quindi creiamo un altro clone, scusate, di questo mock-up, elenco vaccini a questo punto di Bruna Rossi, che hanno deciso che sceglie il secondo, e a questo punto dobbiamo far vedere l'elenco. L'elenco come lo mostriamo? Dunque, cosa dobbiamo mostrare? Cosa sono i vaccini? Allora io qui devo andarmi a rifare al modello concettuale. Torniamo all'inizio. Cos'è un vaccino? Che informazioni ci sono? C'è l'informazione sul nome, sulla inoculazione, sulla data, eventualmente sul fatto che ci sia un'esenzione per questo vaccino oppure no. Quindi effettuato o esente. Ok? Quindi è un modo per poter visualizzare queste informazioni, ad esempio una tabella. Ho dei campi strutturati uguali, questo elenco mi aspetto che non sia un elenco di tre voci, può essere un elenco di magari 10-12 voci. Quindi è meglio rappresentarlo in modo ordinato e compatto, possibilmente un pochino compatto. Allora, ad esempio, inseriamo una tabella table di questo genere. Allora, anche qui la tabella ha una serie di trucchi di formattazione, magari facciamo già subito un pochino più grande per ragioni di leggibilità. I trucchi di formattazione, per cui vedete che le varie colonne sono separate da una virgola, come in menu. Poi, se voglio far comparire questi indicatori, vedete il triangolino che dice che il campo si può ordinare in modo crescente o decrescente, lo posso fare mettendo il simbolo circonflesso oppure una V minuscola, e lui lo trasforma in quel simbolino. Se voglio avere campi su più righe, devo separare con un barra R,
che è questo a capo, e essenzialmente basta. Vabbè, questi simbolini qua, che in realtà possono comparire anche in un campo di testo, qui ci sono gli esempi, la checkbox checkata, la checkbox vuota e così via. Ok. Questi qui sono campi che specificano le dimensioni, la formattazione, eccetera. Allora, nel nostro caso cosa abbiamo? Abbiamo una colonna che è il vaccino, la seconda colonna che è l'inoculazione, poi allora abbiamo due casi, il vaccino può essere stato effettuato oppure esente, quindi possiamo dire ad esempio uno stato di vaccino, in cui scriveremo effettuato, esente, effettuato, effettuato, e in data. E viene fuori una cosa di questo genere, inoculazione cervello. E quindi possiamo avere che il morbillo ha come inoculazione unica, stato effettuato, in data, questa è nata nel 2002, non so, se fa 5 anni, 6 anni, quindi diciamo il 15 aprile 2007 e viene fuori una cosa così. Poi possiamo avere un altro vaccino, sto inventando, la varicella è unica, effettuato magari lo stesso giorno, ne hanno fatti due. Dopodiché c'è gli orecchioni, che anche qui sarebbe unica, ma lui è esentato. E questo l'abbiamo avuto nel 20 settembre del 2005. E poi ad esempio facciamo l'esempio del tetano. Quindi abbiamo la prima inoculazione effettuata il, non so, diciamo a 3 anni, quindi primo gennaio 2002-2005, tetano richiamo che viene fatto un anno dopo. Quindi il 15 gennaio 2006. Una cosa di questo genere. Effettuato, esente. Io l'ho scritto a parole, avrei dovuto usare un simbolo, un'icona, un segno di spunta. Però diventa difficile perché mentre su effettuato mi veniva bene la spunta verde, su esente non avrei saputo che simbolo usare che fosse di immediata comprensione per gli utenti. Perché poi inutile che metto un simbolo strano e poi gli utenti devono andare a cercare nella leggenda cosa vuol dire. No, ho creato un salto con un tiro in più. Quindi non sono delle lunghe. Magari posso rinforzare questo concetto con dei colori, magari effettuato lo scriverò sempre in verde, esente lo scriverò sempre in giallo, ad esempio in arancio, se scelgo questi schemi di colori, in modo che a colpo d'occhio l'utente possa vedere, possa cogliere. Però la parola la metto, non posso affidare ad un'icona un concetto di esenzione che non è ovvio. A priori l'utente non sa cosa potrebbe significare una qualunque icona che indichi. Mentre invece la spunta verde, la croce, la X rossa, vuol dire sì, no, valido, non valido, accettato, bocciato, eccetera, questo è universalmente no. Esente è una cosa diversa, e allora visto che mi rompe lo schema, non posso usare dei simboli che in parte vengono compresi e in parte no, no? Quindi devo sempre cercare di mettermi nei panni di chi vede queste cose e non le usa tutti i giorni. E quindi non puoi pensare che abbia acquisito la capacità di riconoscere al volo certi simboli.
se io facessi un'interfaccia legata magari al medico che deve gestire questa cosa, magari, o al professionista che usa questa interfaccia tutti i giorni, allora cerco di risparmiare spazio e lavorare molto di più sui simboli, tanto questa persona lo userà ore e ore al giorno, e quindi ogni sforzo in più che posso fare per evitargli di leggere questa parola e fargliela riconoscere al volo attraverso un simbolo che tanto lui riconoscerà perché lo vede sempre, è in questo caso un guadagno. Quindi devo sempre pensare a che cosa il mio utente sa già, dà già per scontato quando vede l'interfaccia. Qui, se in tutto questo corso non ci sono mai state regole rigide, nel senso che la progettazione è sempre, cerco di dare il mio meglio per rappresentare come immagino che dovrà funzionare il sistema informativo, qui ancora di più, devo dire. No, ci sta con una componente di sensibilità. È chiaro che possono esserci qui possiamo fare comunque degli errori, come sempre. Ci sono tanti modi giusti di farlo, ma anche tanti errori. Ad esempio, vaccino, informazione stata data, sono informazioni che abbiamo, e quindi l'errore peggiore che possiamo fare è due. Uno è di partire dalla narrazione. La narrazione passa 1, 2, 3, passo 1, passo 2, passo 3, arrivi qui, ti sbizzarrisci per una cosa diversa. Dopodiché immagina quello che si deve implementare, che è una narrazione che dice una cosa, il mockup che ne fa un'altra, se sei fortunato butta tu nel cestino e fa quello che vuole lui. L'altra cosa è controllare, ricordarsi di controllare quindi in questa fase che nel modello concettuale ci siano esattamente le informazioni che vogliamo mostrare, perché inutile che io dica qua riporti qua un'informazione quando in realtà nel modello concettuale non ce l'ho. Oppure nel modello concettuale c'è un'informazione, le reazioni avverse. Qui non l'ho indicata. Devo indicarla o no? Dobbiamo chiederci quando dice mostro l'elenco dei vaccini, allora se vado a vedere la mia tabella vaccina nel modello concettuale, vedo quali campi contiene. Decido quali sono i campi da visualizzare, non è che devo per forza visualizzare tutto. Qui ho deciso di non visualizzare la reazione avversa, prima perché mi sono dimenticato, va bene. Ma adesso che mi sono ricordato, ci ripenso e dico, è meglio così. Perché sicuramente non è un campo che si presta a essere compattato in poco spazio, magari è scritto su due o tre righe, era una descrizione libera. Per cui mi andrebbe a occupare forse molto spazio, mi farebbe allungare questa tabella e quindi mi farebbe perdere il focus sull'elenco. Quello che potrei fare magari è aggiungere una colonna in cui c'è, mi indica se c'è un commento oppure no, perché quello era opzionale, un campo opzionale. Quindi potrei aggiungere un'ulteriore colonna, ad esempio reazioni, in cui di solito sarà vuota, ma magari nel caso degli orecchioni, no, questo era esente, quindi non poteva avere reazioni, qui ci posso mettere mi viene in mente l'iconcina col foglio scritto, però non posso inserirla qua perché non me lo permette, mettiamo tre puntini così, no, linkabili, oppure vedi, allora qui mi fermo, ho già fatto fin troppo, perché questo non è previsto nella narrativa del caso d'uso. Questo qua è un'indicazione che c'è un'extension di quel caso d'uso verso un caso d'uso che non abbiamo fatto, che visualizza i dettagli di un vaccino, e questo è il punto di estensione. No, quando facciamo l'extension diciamo qui c'è punto 3a 3b, ok, ma cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto l'utente può fare qualcosa di diverso. In questo caso addirittura andare da un'altra parte e vedere un dettaglio, magari un caso incluso, visualizza dettagli di un vaccino. Quindi, se volessi, diciamo, sviluppare bene questo punto, dovrei anche andare a arricchire la narrativa del caso d'uso per dire cosa succede se l'utente seleziona questo bottone, ma non lo faccio. Non lo faccio perché il mio obiettivo è già stato raggiunto. Lo scenario principale di successo l'ho già modellato. Ho terminato con questo, termina con successo.
Ovviamente l'utente potrà tornare a cliccare sull'icona qua e tornare all'inizio e scegliere una funzione nuova, eccetera. Quindi posso salvare questo come step 4. Poi ciò che posso fare con Balsamic è passare in modalità presentazione, cioè noi abbiamo sviluppato, quindi stiamo aggiungendo gli elementi, ma poi se avessimo di fronte a noi, no, dov'è qua? Se, no, di nuovo, così. Se avessimo di fronte a noi un utente e volessimo fare un pochino di testing, gli mostreremo una videata pulita senza tante cose. Ad esempio gli diremmo, secondo te cosa succede se vado qui, oppure fammi vedere dove descriviamo, prova non so, a verificare se i tuoi figli sono a posto dei vaccini, e gli possiamo chiedere dove, cosa succederebbe, cosa comprende da questo elemento, simulare le situazioni, eccetera. Ma in realtà Balsamic mi dà anche una, perché sono un'immagine a questo punto qua, quindi non ci posso fare nulla, non è che posso schiacciare questo bottone. Però Balsamic in realtà mi permette di farlo, di aggiungere una quantità limitata di interazione, aggiungendo dei link. Ad esempio, vedete che qua ho selezionato questo menu consulta elenco, e tra le varie proprietà c'è una sezione che si chiama links, che mi permette di poter dire dove portare, dove va l'utente se seleziona quella voce, quindi consulta elenco va a quello che noi abbiamo chiamato passo 2-3, oppure anche questo bottone qua, consulta elenco vaccini, porta al passo 2-3. Quindi in molte finestre di proprietà c'è questa voce di links che ci permette di specificare a quale mockup saltare quando l'utente clicca su quell'elemento. Così come se io clicco sull'icona iniziale, anche l'icona iniziale è un link alla pagina iniziale. E quindi così simuliamo anche il fatto che l'utente può tornare all'inizio. E questa è la stessa cosa, la faccio qua. Qui aggiungo step 1 all'home page. Qui cosa succede? Lui è andato a vedere cosa abbiamo scritto, ciò che abbiamo scritto tra parentesi quadre l'ha fatto diventare visivamente un link, ma me l'ha riportato anche qua nella finestra links a destra. E quindi se vogliamo simulare il fatto che lui è selezionato Bruna Rossi, associamo un link a Bruna Rossi 2-3, passo 4. Ovviamente qui visualizza queste freccioline per ricordarmi che cosa c'è. Oppure, call control, qua sotto, un link ovunque io clicchi, però in questo caso non ci serve. E invece il passo 4 avrà solamente un link qua per tornare all'inizio, perché altro non posso fare. Vabbè, poi dovrei aggiungere un link qua, vedi, che ovviamente è stato riportato qua sulle varie azioni. Allora, avendo fatto questo, salviamo tutte le modifiche, possiamo andare in modalità presentazione, e queste le freccioline rosse qua scompaiono per non distrarre l'utente, però vediamo se l'utente clicca su consulta elenco, clicco qua, mi mostra l'elenco, se io clicco sulla prima voce non succede nulla, ma sulla seconda si trasforma in manina, mi fa vedere questo elenco e poi posso tornare all'home page. Quindi non è che posso divertirmi per tutto il giorno, andare avanti e indietro, no, ma mi dà quel minimo di interazione che mi permette di capire come gli utenti possono interagire con questa sequenza di mockup. Qui ovviamente è molto guidato e unidirezionale il percorso, perché stiamo pensando solamente allo scenario principale. Adesso dobbiamo aggiungere l'estensione. Allora aggiungiamo una a una le estensioni, cercando di capire dove le aggiungiamo. 2A, non ci sono figli registrati per quella famiglia.
il sistema mostra il messaggio di errore e termina con fallimento. Allora, questa è un'alternativa a 2. L'alternativa a 2 quindi vuol dire che quando seleziono consulta elenco non arrivo qua, ma arriverò a una pagina di errore diversa. Ok? Allora, per fare questa alternativa non posso fare altro che clonare il 2 e poi inserire un messaggio di errore, adesso lo chiamo qua sottotitolo, che me lo fa più grande, e scrivo errore, non ci sono figli registrati, aggiungi e poi possiamo avere un testo, paragrafo di testo in cui gli spiego cosa deve fare. Aggiungi almeno un figlio dal menu famiglia. E quindi lui deve tornare indietro, dal menu famiglia farà aggiungi figlio, visualizza famiglia, eccetera, eccetera. Lui dice poi termina con fallimento, infatti non c'è altro da fare che non tornare all'inizio e fare un'altra, e proprio fare un caso d'uso diverso, perché questo non è attivabile. Ecco, come faccio a simulare questo? Perché se il sistema informativo fosse vero, questo qui lo chiamo step 2A, se il sistema informativo fosse vero, allora quando mi trovo sulla pagina iniziale, clicco con consulta elenco, a volte mi porterebbe l'elenco dei figli veri, a volte mi porterebbe il messaggio di errore perché non ci sono figli registrati. Ma questo presupporrebbe che il sistema informativo sia finito, avesse tutta la base dati, eccetera, eccetera. Non ce l'ha. Allora noi dobbiamo creare dei modi fittizi di attivare dei percorsi anomali, percorsi alternativi all'interno dell'interfaccia. E un modo è quello di aggiungere dei link a parte, o dei bottoni a parte. Ad esempio io per abitudine mia queste cose le metto fuori. Scrivo, metto un bottone con scritto consulta elenco. Tra parentesi no figli, nessun figlio, e a questo lo linko al passo 2A. Quindi ovviamente questo bottone non c'è nell'interfaccia vera. Passo 2A si raggiunge dal bottone consulta elenco in un caso particolare quando i figli registrati non ci siano. Ma per simularlo a livello di interfaccia ci aggiungo un bottone che finge che l'utente abbia selezionato col menu non avendo dei figli. E idem per le altre condizioni. Noi abbiamo l'alternativa 2B, esiste solo un figlio, vai al passo 4. Allora questo è più facile, perché il passo 4 in realtà ce l'abbiamo già. Però dobbiamo simulare il fatto che quando l'utente preme consulta elenco c'è un solo figlio. Allora in questo caso mi porta al passo 4. Lo potete mettere qua, lo potete mettere a fianco, se proprio avete tempo da perdere potete fare più versioni della pagina iniziale, però ricordiamoci che noi anche, diciamo così, all'esame lo facciamo su un foglio di carta questo lavoro, quindi va benissimo anche una notazione, a volte si usano proprio questi strumenti che qui chiama
di markup per mettere un commento, una nota, una spiegazione, no? Questo qua, diciamo così, sono, possiamo aggiungere qua, comportamenti alternativi per un caso particolare, famiglie con 0 o 1 figli. Allora, se andiamo in modalità presentazione di questo, io qua il consulta elenco ce l'ho, funziona come prima, posso fingere di aver cliccato consulta elenco in una famiglia senza figli e mi dà questo errore e quindi l'unica cosa che posso fare è tornare indietro, oppure posso fingere di averlo selezionato con un solo figlio e mi porterà direttamente all'elenco di vaccini di quell'unico figlio. Quindi in qualche modo riesco a... Queste non sono, le ho messe fuori perché non cambiano l'interfaccia utente. Cioè mentre qui ho dovuto creare una pagina nuova, perché effettivamente il contenuto della pagina è diverso da quelle precedenti, invece quei percorsi alternativi sono esiti diversi a fronte della stessa azione dell'utente che ha cliccato sempre nello stesso menu. Ma a seconda, diciamo, delle precondizioni che c'erano nel sistema, il sistema si è comportato in modo diverso. Poi cosa abbiamo ancora? Non ci sono vaccini registrati, il sistema mostra un messaggio informativo. Ecco, questa è un'alternativa al piano 4. In cui ho selezionato il figlio, va bene, il figlio c'era, oppure era unico, quindi non ho avuto bisogno di selezionarlo, ma mi accorgo che su questa non ci sono figli e quindi non faccio questa tabella vuota, solamente con la riga di intestazione e niente sotto, perché sarebbe, creerebbe confusione. Tu ti vedi i titoli e niente sotto, dici ma c'è stato un errore perché è una tabella incompleta, provo a ricaricare la pagina perché c'è stato qualche casino. Invece no, devo dire guarda, non ti mostro niente perché non c'è niente da mostrare. Quindi mi serve una versione bis di questa pagina, quindi clono, e qua sotto sulla pagina clonata non metto la tabella, ma metterò, qui l'ho chiamato sottotitolo così me lo fa un pochino più grande, non ci sono vaccini registrati nel sistema, o non esistono vaccini registrati nel sistema, ma così. E poi c'è questo, ah perdono, questo qua dove lo troviamo? Lo dobbiamo attivare dal passo 3. Qui pensavamo che selezionando Brunarossi saremmo arrivati all'elenco delle vaccinazioni di Brunarossi, in realtà dobbiamo mettere un percorso alternativo che faccio sempre col bottone fuori campo. Diciamo, seleziona Brunarossi, nessun vaccino presente, e questo lo lego al passo, non gli ho ancora dato un nome, no, infatti si chiamava con new mockup, quindi devo salvarlo prima, questo si chiamerà step 4b, controllo solo per sicurezza, sì, 4b, e quindi nel passo 3 questo lo collego al passo 4b. E poi ho l'extend. L'estensione, ricordiamoci che questo caso di studio, caso d'uso, controllo vaccinazione,
consulta elenco vaccinazioni poteva portare un'estensione nel caso d'uso correggi elenco vaccinazioni. Questo vuol dire che io, dopo il passo 4, cioè qui, dopo il passo 4 posso terminare con successo, qui sono già a posto qua, oppure l'utente può decidere di andare avanti ad inserire un nuovo vaccino. Allora, qui ovviamente non stiamo sviluppando l'altro caso d'uso di inserimento, però dobbiamo evidenziare il punto di estensione, cioè come fa l'utente a passare da questo a quell'altro. Noi quando abbiamo fatto il caso d'uso, la narrativa, abbiamo detto a questo punto l'utente cambia idea e quindi può fare quest'altro. Va bene, come facciamo a fargli cambiare idea? A permettergli di cambiare idea? E ad esempio, io ci metterei un bel bottone qua sotto, aggiungi. Oppure modifica o correggi. Qui va a correggere un po' vaccinazioni. Allora io non ci metto, vediamo, allora, sicuramente ci metto un bottone qua sotto. Cosa scrivo in questo bottone? Aggiungi o inserisci no, perché è parziale. Perché potrei anche correggere o modificare un vaccino esistente e non necessariamente aggiungere uno nuovo, cioè mi accorgo che questa data è sbagliata, la devo correggere. Ci scrivo modifica, ci scrivo correggi, ci scrivo inserisci. Cosa scrivereste voi? Modifica. Modifica per voi comprende anche inserisci? Sì? Non c'è dubbio. Vi viene bene? O modifica vuol dire solo modifica una cosa che c'è? Non lo so, cioè, questo bisognerebbe chiederlo ai potenziali utenti. Vedere, fargli arrivare qua con un bottone con scritto modifica e l'altra metà con un bottone con scritto inserisci e chiedergli, ah, prova a correggere la data, dove andresti? O mettiamo due bottoni, uno modifica e uno inserisci, che ovviamente arriveranno in punti diversi. Oppure, a me è venuta una, non so se vi piace, abilita modifica. Magari non vi piace. Sei sempre su questo elenco, ma adesso lo puoi cambiare. Se clicchi su abilita modifica, o modifiche. Non vi piace, rimettiamo modifica, va bene. A questo servono gli utenti, a dirti quando hai pensato una cosa stupida. Poi c'è un problema anche di layout, dove lo metto questo bottone? Qui, 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 dove era prima? Ci piaceva di più prima. Perché visivamente riassume che questa azione qua sotto si applica all'intera tabella. Se invece l'avessi messo qua a fianco in alto, sembrerebbe, o se l'avessi troppo in alto, sarebbe qualcosa che non c'entra con la tabella. Sarebbe qualcosa a monte. Se avessi messo a fianco della tabella rischiamo di confondersi con la modifica di una sola riga, di una singola riga. E non è quello che vogliamo. Quindi dobbiamo giocare con gli spazi per far capire, perché io su questo bottone non ci posso scrivere modifica oppure inserisci una qualunque riga della tabella sovrastante. No, no. Devo giocare con una parola e poi tutto il non detto dato dall'impostazione grafica. C'è anche allora, se io fossi un utente poco esperto, come potrebbero essere gli utenti di questo sistema, mi aspetto un problema. Che loro arrivano qui, vedono l'elenco e su questa pagina si sentono obbligati a cliccare su modifica.
perché non hanno nient'altro da fare. No, non è vero, puoi cliccare sul logo e tornare all'inizio. Ho capito, però magari non è immediato, no? Allora, se non gli ho dato nessuna azione, come era prima, senza questo bottone, arrivano qua, si fermano e poi per forza devono uscire o riprendere una voce dal menu, ipotizzare che il menu sia riportato con ogni pagina, oppure cominciare dalla home page. Ma se ti do un'azione, e questa per me è una delle due azioni che hai, cioè terminare o modificare, qui ti sto dando due opzioni, ma te ne sto facendo vedere una sola. E allora io mi aspetto di avere decine di utenti che arrivano qua, tutti sono modifica, e mi dicono, no, io non volevo modificare nulla. Però era l'unica cosa che potevo fare. Allora, in questo caso, io aggiungerei un secondo bottone, button, che chiamo termina. O che non fa niente, nel senso che torna anche lui tranquillo al step 1, esattamente come cliccare sul logo. Però può essere più comodo per l'utente dire a questo punto devo fare una scelta, mi va bene così, termina, o chiudi, più di che, non so, bisogna controllare la parola giusta anche, fine di che, non vuol dire niente, conferma un po', ma non c'è una domanda, però faccio confermare la risposta, vuoi vedere conferma? Salva perché salvi una modifica, qui che modifica ho fatto? Nessuna. Ok. Diciamo ok, non impegna. Non è facile, Cioè, adesso noi stiamo buttando anche un po' sullo scherzoso, per fortuna perché ci sopravviviamo, ma non è facile. Perché qui siamo su una videata che è un pochino ambigua, no? Vuole essere una videata di informazione, ma anche un suggerimento per permetterti di cambiare. Quindi ok, annulla, salvo, annulla, vanno bene se hai fatto le modifiche e vuoi confermarle oppure meno. Qui non hai fatto nessuna modifica, hai semplicemente chiesto di vedere una lettera. Indietro? No, perché indietro, scusami, indietro io torno qui se mi dici indietro. Però la parola indietro per me è indietro di un passo, non è indietro all'inizio. Home page ti piace? Torna all'inizio, home page. Ah, qualcuno non piaceva. Ci piace più termina o home page? Allora, home page a me devo dire che dalla nausea a vedere scritto home page in basso a destra. È sempre andato a sinistra. Torna all'home page, che soltanto 1995 come scrive di siti web, no? Oppure esci? No, che non esco. Perché esci vuol dire logout. Che logout? Io gioco un altro video da guardare. Chiudi, termina, boh. Allora, questa è una cosa, se vogliamo, semplice, che richiede forse mezz'ora di user testing. No? Facciamo le due versioni, una con termine e una con chiudi, poi andiamo alla macchinetta del caffè, stampiamo su carta e diciamo, cosa vuol dire? Raccogliamo un po' di feedback e poi abbiamo deciso con degli utenti veri che ovviamente non devono essere, noi non valiamo, perché sappiamo troppe cose del sistema. Deve essere una cosa che invece si coglie al volo. Quindi vedete che chiamiamoli pure dilemmi, cioè qui non sai come chiamarlo perché ogni cosa ha dei vantaggi e dei svantaggi, ma noi fatichiamo sempre a metterci nella testa. Allora, il massimo sforzo che possiamo fare è immaginare noi stessi come utenti di un altro sistema cosa vediamo scritto o cosa ci aspetteremo di vedere scritto in un altro sistema. Però è proprio solo una prima approssimazione di quello che in realtà serve ai nostri utenti. Allora lui dice rendiamo più esplicito che quest'icona è cliccabile e ci scriviamo sotto home page. A me pare un po' ridondante, ma il mio problema è questo, che se lascio un bottone solo qua
lo vedo come un, un'azione obbligata da fare. L'utente arriva qui, deve fare, non c'è una scelta, capisci, tra modifica e un page che è lassù. Non sono in alternativa uno all'altro, sono su due livelli diversi. Adesso stiamo facendo i pignoli, però purtroppo la user experience è anche questione di pignoleria. Allora, sulla parola non siamo tutti d'accordo, ma sul fatto che lì serve, in quel luogo lì, in modo che sia evidente che tu puoi uscire facendo qualcosa oppure uscire dicendo che non hai bisogno di far nulla. Non c'è più bisogno di far nulla, sei soddisfatto così, va bene così. No? Ecco, questo modifico ovviamente si andrà a collegare a un altro mockup dell'altro caso d'uso che poi andrà sviluppato, che è quello sulla modifica, che invece è molto, molto più pesante, che di fatto andrà a trasformare questa tabella aggiungendo delle icone, dei controlli per poter modificare, cancellare. Allora, da domani potete cominciare anche voi a giocare con gli esercizi che vi proponiamo, a creare questi tipi di mock-up, poi giovedì, nella seconda ora, completeremo il secondo caso d'uso, che è un pochino più complicato, lo vediamo insieme.